Ciao, salve a tutti. Allora, oggi è il mio primo video, quindi sono un po' emozionata e salutiamo tutti insieme il mio computer che so che vedete adagiato sul letto, però non sapevo dove metterlo, quindi l'ho messo lì. E ciao a tutti, questo è appunto come dicevo il mio primo video, cerchiamo di far veloce perché non ho più gigabyte sul telefono, quindi potrebbe smettere da un momento all'altro, io potrei arrabbiarmi molto, quindi andiamo oltre. Allora, il prodotto di cui volevo parlarvi oggi è uno shampoo che ho già avuto l'occasione di provare 3-4 volte e sto parlando di un prodotto di Lush perché ho avuto l'opportunità di provare un po' di prodotti e quindi ho fatto una spesina e se vi fa piacere potrei recensirvi i prodotti che ho acquistato. Intanto partiamo col dire che Lush è una marca che mi è sempre piaciuta tantissimo. Solo che i prezzi non sono molto avvicinabili, sono molto alti, quindi preferisco andare su una fascia di prezzo più bassa. Ma ho avuto questa opportunità di comprare questi prodotti, quindi mi fa piacere potervene parlare, ecco. I loro prodotti mi piacciono tantissimo. Mi piace la loro filosofia, mi piace il fatto che non testino sugli animali, mi piace che utilizzano tutti ingredienti naturali. Mi piace anche loro il loro, diciamo, metodo di vendita, però poi insomma questo ne parleremo. E quindi andiamo al punto. Cosa ho acquistato? Ho acquistato questo shampoo qua. Non so se si vede dalla telecamera, speriamo di sì perché è tipo la quinta volta che registro questo video perché non sono in grado. E questo è il Big, non so se si possa vedere, ma credo di sì. Questo è il Big, è lo shampoo al sale marino di Lush. E allora, perché al sale marino? Uno dice, ma allora, non so se vedete come sono i miei capelli. Ho un capello molto riccio, anche se ora è molto corto, però è riccio. E ho pensato che il sale marino, quindi in generale il sale, dà molto volume al riccio, cioè lo definisce molto, dà molta luce intensa e soprattutto, ecco, lava bene. Quindi come lo definisce Lush? Vi vado a leggere quello che c'è scritto sopra. Dice Big, shampoo al sale marino, provare per credere, regala capelli forza, brillantezza e volume incredibili. Con tanto sale marino, alghe ricche di minerali, lime fresco e dolce olio di cocco. E diciamo che appunto l'ho usato mi sembra 4 volte, ma oh mio Dio, cioè allora se volete uno shampoo che vi dia l'illusione di fare schiuma, questo non fa il caso vostro. È uno shampoo che non fa schiuma, ce ne vuole tanto così e non esagero, per lavare. Semmai su più capelli dei miei ce ne vuole un pochino di più, una dose maggiore, ma è meraviglioso. Non ho mai provato uno shampoo che lavi così bene. Quando vai ad asciugare, quindi quando procedi con l'asciugatura, senti proprio che la cute è pulita e fresca. Non so spiegarvi la sensazione, comunque credo mi abbiate capito se mi sono spiegata bene. Quindi, pulisce molto bene, immagino grazie a questo sale marino contenuto e soprattutto dà una lucentezza assurda. Ora io sto registrando appunto con la luce naturale, quindi non so quanto si possa vedere. Questi capelli li ho lavati da 2 giorni, 2 o 3 giorni forse, sì. E a me non mi si sporca in fretta, quindi boh, è già da 3 giorni. Ma guardate, cioè dà un volume assurdo. Di solito ho questa parte del ciuffo che sta sempre molto, molto piatta. I capelli sono morbidi, si pettinano bene. È uno shampoo meraviglioso. Se non costasse così tanto, e ora non mi ricordo il prezzo. Vado a vedere sul sito di Lush e o ve lo lascio nei sottotitoli qui, negli appunti o sotto nell'info box. E se non costasse così tanto, probabilmente l'avrei già provato. Comunque posso dire a sua discolpa che ce ne vuole veramente una dose minima per lavare la testa. Sì, ho io anche i capelli corti, però veramente pulisce a fondo, non fa schiuma. Ma ha questi granelli appunto di sale marino che vanno a detergere la cute. È meraviglioso. Poi ha un odore. Ora ve lo devo aprire perché lo devo sniffare un po'. Oh mio Dio. Che
tipo qualcosa di esotico. Ora volevo riuscire a farvelo vedere, non so se si può vedere senza rovesciarlo. Pensate che l'ho usato già 4 volte. Guardate quanto è ancora. Non so se riuscite a vedere qualcosa. È proprio fatto. Proprio fatto a sale, cioè come se fosse un sale, diciamo, diluito con l'olio di cocco. È meraviglioso. E quindi, come tutti i prodotti Lush, appunto, non sono testati sugli animali. E cos'altro dirvi? Mi piace da morire. Se gli devo dare un voto, gli do 8. E spero di riuscire a ricomprarlo quando finisce. Insieme a questo, ho comprato altri prodotti, tra cui un balsamo, una crema, un olio per capelli. Ho comprato un altro po' di cosine. Se vi fa piacere, vi faccio i video anche sugli altri prodotti che ho acquistato. Se no, posso recensire qualche altro prodotto. E cos'altro da dire? Ah, quindi c'è sale grezzo dell'Atlantico. Visto che il sale è un conservante naturale, in questo shampoo non dobbiamo mettere conservanti sintetici, questo è vero. E niente, questo ovviamente ha tutti ingredienti naturali, tra cui il lime biologico, l'olio extravergine di cocco, l'olio essenziale di neroli, che non so, devo mettere cosa sia. I vari oli essenziali di mandarino, vaniglia. È un profumo, diciamo, molto fresco, però è molto dolce, quindi non può, cioè, diciamo, può non piacere a tutti. Però è meraviglioso. Se avete l'opportunità, provatelo. E questi sono i capelli che fa, cioè è veramente spettacolare. E niente, questa era la mia recensione per oggi. Se avete qualche dubbio, scrivetemi un commento e a presto. Ciao!